Prendi due mele e un frullatore e fai questa meraviglia perché d'ora in poi sarà la tua colazione. Prendiamo un frullatore e all'interno mettiamo due uova. Poi aggiungo 200 g di latte di soia. Senti Diana, ma per chi non può usare latte di soia, può usare un altro latte vegetale, giusto? Assolutamente sì, usate quello che preferite. A questo punto aggiungo 80 g di olio d'oliva, vedrete quanto è buono l'olio d'oliva nei dolci. In ogni caso potete usare anche un altro tipo di olio, scegliete quello che avete in casa e che preferite. Ora aggiungo 80 g di eritritolo, oppure zucchero anche va benissimo. Ora invece aggiungo 60 g di farina di mandorle. Questa l'ho ottenuta tritando semplicemente le mandorle in casa. Le mie erano tostate e per tritarle e ottenere la farina ho usato proprio questo frullatore, quindi potete farlo anche voi. E ora aggiungo 220 g di farina. Io qui sto usando quella di grano saraceno, ma la ricetta viene anche con un altro tipo di farina che preferite. E ora grattugio la scorza di un limone. Aggiungo adesso anche della cannella. Diana, ma che cos'è che ci stai preparando oggi? Dolce per la colazione, magnifico, anche perché ci sono le mele, non le abbiamo ancora messe, ma le metteremo tra un po'. E ora chiudo e frullo il tutto. Guardate qui che bella consistenza. E ora questo bel impasto lo mettiamo in una ciotola. Ora metto l'impasto da parte e prendo due mele, le sbuccio. Ora taglio le mele a metà, rimuovo il torsolo e ora taglio la mela a pezzettini. A questo punto riprendo l'impasto e aggiungo all'interno la mela che abbiamo appena tagliato. L'altra mela la mettiamo da parte perché ci servirà per decorare. Diamo una mescolata. E ora aggiungo 12 g di lievito in polvere per dolci. E ora prendo uno stampo rettangolare, il mio è 26x11, io l'ho rivestito con un foglio di carta da forno e ora verso l'impasto all'interno. E ora riprendiamo la mela di prima e andiamo a tagliarla a spicchi questa volta. Rimuovo il torsolo, ovviamente. E ora decoro con le mele. E ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Andiamo! Il nostro pan soffice è pronto, ma prima di andare a vederlo e assaggiarlo, lasciate un mi piace al nostro video, mi raccomando, condividete anche il video, supportateci perché per noi è importantissimo. E vi ricordo che ricette golosissime e facili come quella di oggi le potete trovare sul nostro nuovo libro Zero glutine, zero rinunce. Lo trovate in tutte le librerie oppure online, vi mettiamo il link qui sotto nei commenti. Guarda qui. Wow, no vabbè, ma altissimo. Mai visto? Guarda che meraviglia! Come Diana è Cioè, soffice? sì, è sofficissimo, mamma mia! Appena lo tagliamo, vedrete. Comunque io sopra l'ho spennellato con del miele, ma non è, insomma, obbligatorio. Potete lasciarlo anche così com'è, sarà buonissimo ugualmente. Andiamo a tagliarlo? Sì. Wow, no vabbè, questo è incredibile. Mamma mia! È arrivato il momento dell'assaggio. Guarda che bello, tra l'altro. Ma che meraviglia. Com'è? Mamma mia, questa colazione domani. Se dura. Sei dura.